Buongiorno e benvenuti alle nostre breaking news. Scossa di terremoto chiaramente avvertita in città e in alcune zone della provincia. La scossa ha avuto come epicentro la zona adriatica, in particolare la zona interessata è la costa marchigiana pesarese. Due in particolare le scosse più avvertite dalla popolazione. Alle 7.07 la scossa principale con magnitudo 5.7. La scossa successiva alle 7.12 di magnitudo 4.0, poi ce ne sono state altre che non sono state però avvertite. Sono seguite appunto poi altre scosse di intensità minore nella stessa zona. Come detto, la scossa principale è stata quella delle 7.07, diverse chiamate ai vigili del fuoco, anche alla nostra emittente, per avere conferma della scossa e di quello che era potuto accadere. La cronaca a San Sepolcro: i carabinieri notano movimenti sospetti nel parcheggio di un supermercato e controllano tre uomini. In auto i tre avevano grandi quantità di materiale tecnologico, alcolici e prodotti per la cosmesi. Per loro è scattato l'arresto, la refurtiva è stata poi restituita. A un mese di distanza dalla notte in cui attoniti abbiamo appreso la scioccante notizia, mi piace ricordare così Federica Canneti, lo afferma il Tennis Club Castiglionese, e le parole sono del sindaco Mario Agnelli. Ci sarà una camminata in programma questa domenica dedicata appunto a tutte quelle persone che ci hanno lasciato in modo prematuro. Questa è una iniziativa che vede appunto il patrocinio del comune di Castiglion Fiorentino. Queste erano le nostre breaking news.